Un enorme, minaccioso serpente subacqueo ha avvistato il sommozzatore e sembra pronto ad avvolgerlo nelle sue spire. Per un attimo reagiamo con paura. È gigantesco, 5 o 6 metri di lunghezza, bianco traslucido. Quasi non appartenesse a questo mondo e fosse un alieno giunto da chissà dove. Poi ci avviciniamo e lo ispezioniamo incuriositi con la torcia. Il fascio di luce passa da parte a parte. Non è un mostro marino partorito dalla mente di un fantasioso scrittore. Non è nemmeno un solo animale. È una colonia davvero impressionante di tunicati planctonici. Centinaia, migliaia di piccoli animali sacciformi e gelatinosi che si riuniscono tutti insieme a formare questo enorme serpente e che si lasciano trasportare dal moto delle correnti e dalle maree degli oceani subtropicali. Uno spettacolo unico al mondo. Questa colonia è particolarmente sviluppata e si trova nel massimo splendore del suo ciclo biologico. Colonie più piccole di altre specie di tunicati sembrano quasi scortarla. Dopo qualche giorno torniamo a cercarla. Oramai degradata, ha cambiato il suo colore in un bellissimo rosa intenso e i pesci banchettano mangiando uno ad uno i singoli tunicati dalle parti cadute sul fondo. Oramai il loro ciclo biologico è concluso. E la prossima stagione, nuove bianche colonie torneranno a solcare gli oceani. Il Rainbow Warrior è sempre più vicino.